Per fare i capelli come Harley Quinn abbiamo usato delle bombolette per i capelli azzurre e rosse. Sì, la mia faccia qui era tipo se mi va negli occhi uccido qualcuno. In seguito abbiamo applicato un fondotinta molto chiaro per ricordare la pelle di Harley Quinn. Qui sono proprio un cadavere perché sono chiarissima, però questo è l'effetto che si deve ottenere. Abbiamo aggiunto anche della cipria bianca per rendere la pelle ancora più chiara e opaca. Ci abbiamo applicato dell'ombretto in crema azzurro nell'occhio sinistro e rosso nell'occhio destro. In questo momento il pennello mi era andato a finire nell'occhio e stavo tipo per morire. Come Harley, l'ombretto l'abbiamo sbavato con le mani. La cosa bella di questo trucco è proprio questo, che puoi fare delle sbavature varie, anche perché non è un trucco preciso, quindi ti puoi divertire un po' con i colori. Abbiamo applicato poi una matita per le sopracciglia per definirle meglio. In seguito, con un ombretto in crema nero, abbiamo ridefinito gli occhi. Sempre col nero abbiamo creato delle ombre sul viso. Questa cosa è molto importante per dare l'effetto Harley Quinn. Con l'ombretto in crema nero abbiamo tracciato una linea sulla fronte e poi applicato il sangue finto per creare un taglio, come quello di Harley. Qui ero molto entusiasta poiché il taglio sembrava quasi vero. E adesso la parte che amo, le labbra. Abbiamo applicato una matita rosso fuoco e un rossetto lo stesso colore della matita. E lo so, anche se per noi è un dramma avere il rossetto sbavato, in questo trucco è d'obbligo.
Sempre con l'ombretto nero in crema, è un pennellino, abbiamo fatto i disegni di Harley, appunto un cuoricino e la scritta Rotten. La mia faccia pienamente concentrata qui fa ridere, ma ok. Insomma, poi il trucco è finito, è davvero molto semplice. Fatemi sapere se lo rifate. Un bacio!